Tucson, Arizona. Terzo giorno. Sono le 5, adesso carico la moto che è giù nel piazzale e mi dirigo verso il White Sand National Park. Invece la prossima notte la passerò a Del Paso. Motel 6. Abbastanza cheap, buon prezzo qua. Ok ragazzi, si va al White Sand National Park, sono le 5:20. Navigatore pronto. E moto già caricata, ormai sono 5 minuti. Viva il tour pack, ragazzi. Viva il tour pack. Pieno fatto, io faccio sempre il pieno la sera, così al mattino non perdo tempo e sono già pronto. Pieno fatto e si parte. Ok, ragazzi, ci vediamo dopo. Sono le 6:30 più o meno, mi sono fermato in quest'area fantastica, guardate che panorama. Ci sono 76 gradi Fahrenheit e io sto benissimo, questa è la temperatura che amo. Sono in direzione El Paso per il White Sand National Park, quindi ci sarà un cambio di fuso orario e si sposterà la lancetta dell'orologio di un'ora avanti. Paesaggio questo, sono qua, sembrano montagne, da distante si vedevano, sono montagne, non sembrano. Thank you.
Sono entrato da poco in New Mexico e è un'emozione incredibile perché questo è lo stile on the road. Guardate, guardate i truckers che cavalcano gli States. Bellissimo, bellissimo, un'emozione fantastica, perché questa è l'America che amo. Sono uscito un attimo dalla Interstate per fare un giro in questo posto fantastico. Bene ragazzi, non resta che entrare e vedere cosa vendono. No, fantastico, crazy horse. Get your kick on the Route 66. No, mamma mia, fantastico. Look at this. Wow.
Niente ragazzi, per uno snack al volo io pasticcio. Non ho tempo di far pranzi. Poi se riesco la cena. Però a pranzo mangio roba al volo così. Finalmente sono arrivato al White Sand National Park. Ho avuto un po' di problemi con la benzina perché era quasi qua e mi sono accorto che poi non c'erano più i benzinai e sono dovuto tornare indietro di 30 km. Quindi non fate come me, fate sempre prima benzina. E niente, adesso andiamo a vedere finalmente questo White Sand. Eccoci finalmente al White Sand National Park. Ho parcheggiato la moto qua e adesso non la tiro più fuori. Fantastico. Fa caldissimo qua. Adesso continuo la strada. Vediamo cosa c'è più avanti. Thank you.
Wow, fa caldissimo, ragazzi. Non ce la faccio più. Sono nel pieno del deserto. Ah. Ho bisogno di bere. Ciao ragazzi, sono a del Paso Texas e sono distrutto. Ho ordinato un chicken salad e lo sto aspettando. Speriamo che fanno presto. Dopo motel e domani mi dirigo verso Big Bear National Park e Trelingua, la Ghost Town. Sono qui nel motel, sto facendo check-in. Praticamente me lo fa da sta buchetto qua, mi fa entrare. Capisci a me.